In questi ultimi anni stiamo vivendo un periodo davvero florido per tutti gli appassionati dell'adventure e della guida in fuoristrada. Tra le tante case che presentano modelli nuovi non poteva mancare all'appello Royal Enfield, un brand che si è saputo distinguere negli ultimi anni e dare un vero carattere ai propri modelli. Oggi ci troviamo qua in Sardegna per provare la nuova Himalayan 450, una moto molto interessante perché oltre ad avere un design completamente diverso dalle altre moto adventure, questo mezzo che non vuole avere niente in più ma tutto l'essenziale per essere accessibile a un gran numero di piloti, infatti guardiamo subito l'altezza sella relativamente bassa, quindi che vuole portare in sella motociclisti di diversa statura, sia maschi che femmine, poche plastiche, poche... Che cose inutili tutto l'essenziale con un look da vera esploratrice del fuoristrada con un cupolino compatto e queste barre di protezione non mancano di certo gli accessori come il cupolino più alto per una migliore protezione aerodinamica il kit di valigia da viaggio da vera globetrotter ed altre migliorie come l'incremento della protezione oltre a tutto lo stiloso merchandising. L'Himalayan 450 porta un look particolarmente classico in un'epoca moderna, ma lo riesce a fare in un modo molto piacevole alla vista. La perfetta compagna per scappare dai leoni. Seduti in sella, l'ergonomia da seduti è davvero buona. Il serbatoio è bello stretto tra le gambe, si allarga solo qua nella parte sopra, ma dove non va a interferire con le ginocchia. Se ci alziamo in piedi, invece, è un po' più difficile, almeno adesso da fermi, capire esattamente dove staremo con le gambe ma sicuramente un po' più verso l'indietro dove riusciamo ad abbracciare la sella e avere un bel controllo trovo poi le leve comode perché particolarmente ampie quindi si riesce ad avere sempre una bella presa sia sul freno anteriore che sulla frizione il manubrio ha poi una piega che va verso il pilota quindi non bisogna allungarsi per prendere il manubrio si riesce ad avere una posizione molto naturale seduti forse per chi è alto come me 1,83 cm la guida in piedi può essere leggermente sacrificata dal doverci abbassare un pochino col busto ma questo può essere un vantaggio per avere maggiore controllo anteriore le pedane sono molto ampie per offrire un buon grip la leva del freno posteriore è gigantesca quindi è impossibile mancare la frenata ci sono poi alcuni piccoli dettagli che penso che molti motociclisti apprezzeranno come la presa USB c presente qua direttamente sul manubrio per poter caricare i nostri device che al giorno d'oggi sono quasi tutti alimentati con un USB C. Quindi niente presa a sigari che ormai è cosa del passato. Ma come va? È una moto facile da guidare, ha abbastanza potenza per poterci permettere di divertirci in fuoristrada. Questo lo andremo a scoprire qua in Sardegna, nelle bellissime strade sterrate. Quindi non ci rimane che metterci il casco e andare a dare gas. tantissimo da dire su questa nuova Himalayan 450 ma partiamo dal punto di vista tecnico abbiamo un propulsore da 40 cavalli 452 di cilindrata un peso complessivo della moto di 181 kg a secco un serbatoio benzina da 17 litri che ci permette un'autonomia di più di 400 km quindi consumi davvero bassi sospensioni showa all'anteriore e al posteriore non regolabili con una luce a terra di 200 30 mm e un'escursione delle sospensioni di 200 mm. L'altezza sella invece è di 82 cm o 84 cm in base a come viene posizionata in questa particolare moto invece che vedete ora abbiamo la Sella Rally un optional che la porta ad un'altezza di 86 cm poi troviamo un display tft con molte funzionalità e la possibilità di connetterlo al nostro smartphone ma soprattutto la possibilità di vedere la mappa di google direttamente qua e sembrerebbe che in futuro le applicazioni compatibili con questo display potrebbero aumentare abbiamo poi quattro Diversi riding mode, performance e eco, dove possiamo inserire o disinserire l'ABS solo al posteriore. E questo era sicuramente un aspetto che mi preoccupava molto prima che iniziassimo la prova di oggi, ma ve ne parlo tra pochissimo. Ci sono davvero moltissime cose da apprezzare della nuova Himalayan 450, ma quella più degna di nota, secondo me, è la filosofia dell'azienda di Royal Enfield. Prendiamo questo modello qua e riusciamo subito a notare che non è stata presa ispirazione da nessun altro modello di competitor. Personalmente penso che questo è quello che dà veramente carattere a questa moto, ossia che è nata da zero e non assomiglia a nessun'altra moto. In un periodo dove certe moto sembrano quasi simili tra di loro, la Himalayan 450 è davvero unica nel suo genere. Invece, parlando di come va, di quali sensazioni ci trasmette, lei è un mulo, è un piccolo trattore, non ha tantissima potenza, ma questo fa sì che sia molto facile da guidare anche per persone senza tanta esperienza. A mio avviso, la Himalayan. Lion 4.50 può essere la perfetta transizione da chi si vuole avvicinare al fuoristrada ma non vuole rimanere intimorito da una moto troppo potente, troppo grossa e quindi difficile da gestire. Essendo anche bassa come altezza sella ci si sente sicuri perché si riesce sempre ad appoggiare entrambi i piedi a terra anche per persone meno alte. Io sono alto 1.83. Il primo dubbio che avevo stando in sella è che il manubrio fosse un pochino basso. In realtà quando siamo andati anche in fuoristrada ho trovato il manubrio e la sua posizione uno dei maggiori pregi di questa moto in quanto mi permetteva di guidarla sia in piedi stando comunque in una posizione rilassata sia seduto riuscivo a inserirla in curva perché cosa succede tante volte ci sono alcune moto che hanno un manubrio con una piega molto alta questo fa sì che sia molto comoda quando la guidiamo in piedi però sia difficile da inserire in curva invece con questa piega anche l'inserimento in curva è facile il baricentro su questa moto è basso e il peso un po spostato in avanti in quanto abbiamo tutti i 17 litri qua davanti ma nonostante le gomme molto stradali ed il brecciolino della Sardegna super scivoloso come avrete visto nel video e continuerete a vedere anche sugli onboard il controllo è davvero buono di questa moto anche alle alte velocità e anche quando iniziamo a inchiodare le ruote un grosso dubbio che avevo era l'impossibilità di levare l'ABS all'anteriore mi aspettavo che fosse molto invasivo in realtà durante tutto il giorno nonostante le forti staccate D'era, parte non mi ha mai infastidito in nessun modo. E in realtà, non me ne sono mai neanche accorto guidando in fuoristrada. Parlando sempre di grossi pregi di questa moto, è la poca potenza, ossia. Non è che c'è poca potenza, però non abbiamo il classico ruggito di un 4,50 cattivo come siamo abituati magari su moto da enduro. È un motore con una curva molto costante. Questa è una moto che ti trasmette confidenza e ti invoglia un po' a uscire dalla tua comfort zone. Pertanto, anche stradisti puri e neofiti potrebbero trovarsi con questa moto a fare delle grandi esplorazioni in off-road. Prima di passare a parlare delle sospensioni e della ciclistica, vorrei farvi ragionare su un aspetto. Questa è una moto che parte da 5.900 euro. Ora fermatevi a pensare, che moto possiamo comprare nuova? 5.900 euro questo perché chiaramente certi aspetti tecnici non potevano essere presenti di serie su questa moto come sulle sospensioni dove non c'è la possibilità di regolarle ma non solo questo è un aspetto tecnico chiaramente per avere dei costi di produzione inferiori e quindi poter uscire a un prezzo così competitivo in realtà il DNA di questa moto è quello di una moto che deve essere semplice affidabile duratura dove bisogna solo Pensare a guidare e a divertirsi. Un dettaglio molto interessante perché Royal Enfield è uno dei marchi di moto più antichi nella storia, nata nel 1901 ed oltre cent'anni nei quali Royal Enfield ha sempre seguito il suo brand identity, un look classico, moto solide, sì, un po' più pesanti delle altre, ma fatte con componenti come il telaio particolarmente robusti e senza tante plastiche e parti estetiche inutili alla funzionalità. Le sospensioni oggi le abbiamo messe a dura prova, abbiamo provato anche a fare dei salti, dei salti da quarta piena, c'erano tutti i presupposti per metterli in crisi, però si sono sempre comportate bene e non abbiamo quasi mai raggiunto il fondo corsa se non eccetto un salto in discesa dove eravamo su un percorso del VRC e abbiamo preso letteralmente il volo. Dato che questa non è una moto pensata per andare a fare competizioni, non è fatta per competere, diciamo, con nessun'altra moto, ma è una moto con delle capacità maggiori di quelle che si potrebbero pensare a prima vista. Parlando dei comandi poi sul manubrio, questi sono intuitivi, semplici, abbiamo il numero giusto di bottoni, quindi è facile inserire i riding mode, è facile muoversi nei vari menu Spostandoci sulla ciclistica, ho notato una grande differenza. Sono partito con la sella di serie, una sella Confortevole sulla quale si riesce a stare seduti per lunghe durate senza mai avere fastidi o voglia di alzarsi, di contro è una sella che rende la guida. Stando in piedi un po' difficoltosa. Diventa difficile riuscire a stringere la moto, oltre a rendere un po' più faticosa l'alzata in piedi. Ho poi provato la Sella Rally. Questa è una sella che fa una grandissima differenza nell'handling della moto, perché stando in piedi con la Sella Rally mi sentivo più a mio agio, sentivo di avere un maggiore controllo e di riuscire a rendere i cambi di direzione più reattivi. Questo perché le mie gambe riuscivano a stringere meglio la moto e soprattutto riuscivo a a muovermi avanti e indietro, mentre con la sella di serie era un po' più limitato. Ovviamente il rovescio della medaglia, questa è una sella, secondo me, meno confortevole per lunghi viaggi e su asfalto mi sono trovato ogni tanto a volermi alzare in piedi. Dato che poi ho portato Giacomo con me dietro sulla sella, anche lui ha riscontrato le stesse sensazioni. Ossia, si trovava meglio a essere passeggero sulla sella a due pezzi di serie rispetto a questa sella a pezzo unico rally. Abbiamo poi anche provato, sempre accessorio, la marmitta, sviluppata in collaborazione con Arrow, con questo look da Rally degli anni 90, grazie a questo terminale disponibile sia in nero che in grigio, e chiaramente il sound della moto cambia con questa marmitta, è più piacevole. A livello di prestazioni non va a incidere tantissimo, la rende leggermente più brillante in accelerazione. Una menzione importante poi viene dal punto della solidità di questa moto. Questa moto è stata sviluppata per sfidare l'Himalaya, luogo dove viene testata in fase di sviluppo e luogo dove è facile sdraiare la moto. Le barre qua all'anteriore hanno una sezione molto grossa, proteggono bene il serbatoio, ma oltre a proteggere bene il serbatoio se la moto cade difficilmente si va ad impattare la zona dei carter. All'anteriore abbiamo una ruota da 21, al posteriore una ruota da 17 con pneumatici molto più stradali che fuoristradistici e dei freni by break, che sono migliorati rispetto al modello precedente ma chiaramente per il prezzo che paghiamo questa moto non possiamo aspettarci una frenata eccellente. Passando invece a qualche piccolo difetto che abbiamo riscontrato, questo l'abbiamo trovato sulla leva del freno ossia per come è fatta sporge è molto grande quindi si ha sempre una bella presa sul freno. L'unica cosa io con lo stivale da cross mi trovavo a volte a premere su questa piccola punta che si può vedere qua. Niente che va a compromettere la guida, però fossi io prenderei la leva, la metterei in una morsa e la porterei un pochino più in dentro. Presente è molto comodo il cavalletto centrale oltre al cavalletto laterale assieme a questo possiamo vedere sulle barre qua davanti delle sorte di ganci dove possiamo andare a legare delle cinghie quindi se andate tanto in fuoristrada avere il cavalletto centrale è molto comodo così come una posizione dove poter legare delle cinghie si sa può capitare di forare e avere queste due combinazioni ci permette di posizionare delle camere d'aria di scorta senza dover comprare accessori aggiuntivi così come cambiare la grazie al cavalletto centrale, ma non solo, dato che sotto la sella è presente la bussola per poter smontare le ruote un dettaglio di fino che vorremmo vedere su più moto siamo venuti qua in sardegna con delle aspettative visto la fascia di prezzo nella quale viene collocata questa moto e devo ammettere che questa moto è andata ben oltre le nostre aspettative per quanto riguarda la performance del comparto sospensioni la performance del motore che la rende gestibile per i neofiti ma anche divertente per i piloti più esperti io da fuoristradista puro non Fatto altro che continuare a spazzolare tutte le curve della Sardegna. Ci sono poi dettagli che confermano il fatto che Royal Enfield nello sviluppo di questa moto non ha preso ispirazione da nessuno, come i fari posteriori. Il faro centrale posteriore è assente sono presenti due grandi frecce che fanno anche da faro e da stop e secondo me questo è un grande vantaggio per la sicurezza guidando qua con altri piloti avere due luci distanziate tra di loro belle grandi fa sì che la moto davanti a noi sia molto più visibile e si sa quando siamo su strada abbiamo sempre il dubbio che qualcuno dietro in macchina non ci veda con questa soluzione di faro posteriore siamo molto più visibili a chi ci sta raggiungendo beh ragazzi fateci sapere qua sotto nei commenti Cosa ne pensate di questa moto? Fateci sapere se avete intenzione di provarla o di acquistarla. A noi è piaciuta davvero moltissimo. Ovviamente bisogna entrare nell'ottica che questa è una moto che vuole essere un mulo, un piccolo trattore che ci possa portare ovunque, offrendo affidabilità e solidità. Ad un prezzo al quale posso confermarvi è impossibile comprare niente di meglio. Io vi aspetto presto con un'altra prova. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguite la pagina Instagram e noi ci vediamo con una prossima prova ciao